Siamo qui per festeggiare questi 15 anni dell'Albatros e devo dire che quando ho visto il quadro che per l'occasione ha fatto il signor Stadler sono rimasto veramente impressionato. Questo povero Albatros che passa attraverso missili, aerei, eccetera, cioè dico, proprio ha azzeccato quello che è stato il percorso dell'Albatros in questi 15 anni, un percorso periglioso, un percorso affidato veramente a dei fatti quasi miracolosi, cominciando dal miracolo di Agostino Bagnato, perché questo è un miracolo, incontrare nella propria vita una persona come lui è un miracolo. E lui miracolosamente ha portato avanti per 15 anni l'Albatros. Dico miracolosamente perché ogni volta soltanto lui è riuscito a trovare risorse, oltre che umane, ma anche quelle finanziarie, per poter portare avanti i numeri che abbiamo stampato in questi anni, per non parlare dei libri, eccetera, eccetera. Dobbiamo lamentare qualche assenza, io vorrei ricordarla, di quelli che ci hanno lasciato, come l'architetto Vanepuccia, che abbiamo tutti molto molto caro nel nostro cuore. Allora, miracolo Bagnato, perché oltretutto riesce a organizzare quasi sempre questo tipo di incontri in località bellissime, serene, dove si sta in armonia, in allegria. Ma il secondo miracolo è quello che rappresentate voi, cioè il miracolo di professionalità, di cultura, di generosità messa al servizio della rivista L'Albatros. È un miracolo di amicizia, un miracolo di amore per la cultura e amore per una rivista che comunque si voleva che andasse avanti. Il terzo miracolo è che in un'epoca come quella attuale, che l'epoca chiamiamola digitale, ci sia ancora della gente che si diletta a leggere. Chi scrive e legge ne ha una contropartita straordinaria, anche scientificamente provata, per un recentissimo studio dell'Istituto di Psicologia dell'Università Americana ha dimostrato come leggere e scrivere rafforza grandemente la funzione di tre parti importantissime del nostro cervello. Quindi chi legge e scrive comunque ne ha un'adeguata contropartita. L'Albatros, grande uccello dalle ali smisurate che sorvola gli oceani, talvolta al seguito delle navi su cui si posa per acquisire nuove forze, è da sempre il simbolo dell'avventura in ogni senso. Avventura romantica in primo luogo, degli spazi terrestri e dello spirito che collega continuamente continenti e popoli, terre e culture, razze e religioni. L'Albatros è l'uccello del romanticismo per eccellenza, l'animale dei poeti e dei sognatori, nonché la preda per misurare l'abilità e crudeltà dell'uomo. L'Albatros nasce come occasione per i tanti che nel mondo credono al valore delle idee, al primato della ricerca e allo spirito dell'innovazione. L'Albatros non ha presunzioni. Nel tempo della globalizzazione di internet si propone soltanto di parlare all'uomo rievocando le cose che gli ha fatto nel passato, disvelando ciò che oggi egli è, scoprendo quanto egli è stato, illuminando ciò che aspira a diventare. Dunque una finestra alla quale possono affacciarsi quanti hanno qualcosa da dire, proporre, prospettare, progettare, sognare e non trovano punti di luce nel grande fratello della comunicazione. Questo l'ha scritto un certo Agostino Bagnato, il redazionale del primo numero dell'Albatros, anno 1, numero 1, ottobre-dicembre 2000. Stato il primo testo dell'Albatros che poi Agostino molto gentilmente all'epoca mi aveva mandato da leggere prima che fosse pubblicato per capire, ti dice, questo è il senso della rivista. Dal 2000 siamo arrivati a oggi con una serie di numeri, di importanti interviste, di copertine di volta in volta fatte da artisti diversi che sono passati all'interno di questa rivista, dove si parla di arte ma anche di politica, di attualità. Il primo numero con la copertina di Bertina, dove si parlava di Europa, di Italia, di arte e cultura, di società, le rubriche su forma, colore, parole e suoni di Mimmo Rotella, Attilio Bertolucci, Pushkin, Mattia Predi, cioè il gioco appunto dello studio, dello studiare, dello scrivere, ma anche di fare cultura e divulgazione, perché la cultura è soprattutto divulgazione.
Io ho sempre considerato la rivista L'Albatros uno strumento di politica culturale, quindi devo scrivere qualcosa di politica culturale, che è una forma di politica che gli intellettuali in quanto tali esercitano in modo distinto dalla politica ordinaria. Il contenuto politico che mi sono sempre sforzato di esprimere per rimanere coerente con il carattere della rivista ha avuto sempre tendenzialmente una dimensione universale rispetto allo spazio e neutrale rispetto alle diverse concezioni. Ecco, io credo che un intellettuale debba sforzarsi di esprimere giudizi imparziali. Chiunque ha scritto anche di contenuti politici immediati ha avuto sempre questa capacità. Non si trova mai un articolo che in qualche modo dà fastidio. E l'Albatros ha sempre mantenuto questa caratteristica. Per i 15 anni dell'Albatros, caro Agostino, cari amici, che festeggiate sul lago di Vico il 15° compleanno della nostra rivista. Belle ore al Lino di Crioppi, agliettate dalla nota ospitalità del nostro Albatros e illuminate dall'arte di Werner Stadler dal titolo Air Combat 2014. Una serata due volte lungimirante, con radici del passato e con le ali della gioia del domani. Dal tuo Nicola Siciliani De Pumis. Grazie. Normalmente è sempre difficile di dire qualcosa su un quadro, perché un quadro va sempre oltre delle parole. Allora, poche settimane fa, Agostino Pagnato mi ha chiesto un print per questo evento speciale. Ho voluto fare una cosa speciale per Albatros. Poi ho pensato un po'. Io vivo e lavoro tra Austria e Italia, ma non conosco nessuna pubblicazione culturale così ampia. In Albatros troviamo articoli su arte, cultura, economia, letteratura, politica, storia e religione, tutti uniti in una rivista. Albatros, chiamato trimestrale culturale, è davvero una pubblicazione culturale con un approccio complessivo, nel senso classico, con sufficiente lungimiranza intellettuale e di gran portata giornalistica alta. C'è il pericolo che questa posizione d'alto livello scompare. È una posizione vecchia, tra virgolette. Soprattutto questa posizione è del tutto in contrasto con la barbarie dei media moderne del nostro tempo. Il livellamento culturale e la disinformazione sono i primi passi per la distruzione della nostra cultura. Speriamo che la battaglia dell'Albatros dura lunga. Buona fortuna! Una serata davvero particolare, non è la prima che trascorriamo al lago di Vico, la prima in assoluto risale al 2003, è stata un'occasione importante per poter meglio conoscersi, creare un percorso comune condiviso, le cose che sono state qui dette le condivido pienamente perché corrispondono a quel lavoro collettivo che era l'ambizione originaria dei soci fondatori. Il sottoscritto, Mario Mioni, Armida Corridori. A questi tre soci fondatori si sono riuniti tantissimi altri in qualità di collaboratori, in qualità di sottoscrittori, di sostenitori, di partecipanti a diverse iniziative, stabilendo un legame che non si è più interrotto, che si è anzi andato rafforzando attorno alle iniziative che successivamente l'Albatros ha cercato di portare avanti partendo dall'idea originaria della rivista. Ma subito dopo l'attività editoriale legata alla rivista sono nate iniziative, confronti, convegni, incontri, manifestazioni, mostre e tantissimi altri eventi legati a circostanze particolari o a situazioni di ordine generale. E siamo andati avanti per 15 anni in modo crescente. Certamente ci sono stati dei momenti di difficoltà,
Questo, ad esempio, dal punto di vista delle risorse finanziarie, è un momento di difficoltà per le note vicende che tutti quanti sappiamo. Però cerchiamo di risparmiare, cerchiamo di fare fronte con le risorse necessarie, limitate a quelli che sono i nostri programmi, cerchiamo di essere responsabili fino in fondo, però non interrompere l'attività. Semmai si ridimensiona, semmai la si ritaglia sulla base delle risorse che sono disponibili, ma cercando di allargare ulteriormente le prospettive con iniziative che possano dare un ulteriore supporto anche dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario. Una di queste attività, la voglio ricordare prima di concludere, è quella editoriale. Abbiamo fatto in questi anni, come tutti quanti voi sapete, moltissime mostre. Qui ci sono tantissimi artisti che hanno contribuito con la loro partecipazione al successo delle iniziative. Ringrazio tutti quanti quelli che sono qui presenti per la loro partecipazione e per il contributo che hanno dato al successo di queste iniziative. Ma è l'attività editoriale che ha dato la possibilità all'Albatros di allargare i propri orizzonti culturali, e mi piace ricordare che noi oggi abbiamo un elenco di oltre 30 pubblicazioni, tutte quante catalogate con il codice di identificazione internazionale, e abbiamo recentemente creato un'apposita collana editoriale legata alle attività universitarie con un comitato scientifico di altissimo profilo, di altissimo valore, comprendente docenti universitari italiani e stranieri, con i quali noi pensiamo di portare avanti un percorso culturale ulteriore che rafforzi l'identità della nostra associazione, l'identità della nostra attività culturale e il programma che qui è stato ricordato da tutti quanti voi che siete intervenuti. Io finisco dicendo che vogliamo racchiudere tutte le interviste che l'Albatros ha fatto al maestro Ennio Calabria, che ha riscosso notevole interesse da parte dei lettori, in una pubblicazione. Dico soltanto che quest'anno avere chiesto al maestro Werner Stadler un contributo specifico per celebrare i 15 anni della nostra rivista è stato un ulteriore passo in avanti, una ulteriore proiezione a livello europeo. Avere avuto la possibilità di conoscere Werner Stadler e di stabilire con lui un legame diretto, continuo, proficuo dal punto di vista anche della produzione artistica mi è sembrata una cosa davvero molto importante, e sarà un ricordo di questa serata e sarà anche un piccolo legame, un piccolo impegno di continuità e di lavoro con la nostra rivista e con tutte le attività che vogliamo portare avanti.